mai ha deciso di istituire un premio dedicato proprio a Enzio Iannacci? Perché noi rappresentiamo gli artisti interpreti esecutori e gli artisti interpreti esecutori rappresentano il patrimonio non solo dell'Istituto ma anche del nostro paese, perché sono gli ambasciatori che testimoniano l'identità di tutti quanti noi. Che questi grandi siano anche promotori di quelli che sono i nuovi successi, gli artisti emergenti, e quindi ci piaceva affiancare l'idea di un grandissimo artista ad una artista emergente. Siamo per la prima volta a Sanremo e il riconoscimento che verrà dato a un giovane artista, nella fattispecie Maldestro, è un riconoscimento doppio. Da un lato un riconoscimento attraverso una targa e un altro una borsa di studio che noi daremo alla stessa stregua di come abbiamo fatto a Venezia con giovani attori individuati nell'ambito di coloro che hanno partecipato alla Biennale di Venezia, un premio in denaro che ci auguriamo che l'artista vorrà investire in formazione. È solo la prima di una lunga serie di iniziative che l'Istituto assumerà da qua agli anni a venire, finalizzata appunto a individuare giovani artisti. Un compito importante di un istituto che rappresenta gli artisti in Italia sia proprio questo, di aiutare e di incoraggiare l'eccellenza attraverso l'individuazione delle migliori leve italiane. Attraverso una votazione che è avvenuta nell'ambito degli iscritti del Nuove Imaie, l'istituto ha inteso premiare un giovane. E tra le proposte arrivate dei giovani artisti è stato ritenuto il brano di Maldestro il più vicino allo stile, al genere di Enzio Iannacci. L'idea di istituire un premio che ogni anno al Festival di Sanremo venisse assegnato a un giovane. Abbiamo fatto una votazione online per i nostri soci attraverso il nostro portale e i nostri soci hanno selezionato un terzetto di artisti, Maldestro, Maria Mirage e Valeria. Era giusto che coinvolgesse in qualche modo la famiglia e un po' anche tutti i nostri soci, sono tantissimi nella musica e che hanno collaborato comunque anche loro in questa bella iniziativa che ci permette di ricordare un grande artista e di aiutare un giovane, e speriamo che diventi ogni anno un'occasione per ricordare Enzo, magari i prossimi anni sul palco dell'Ariston. Nuove Imaie ha l'onore di consegnare il premio alla carriera del grandissimo artista Enzio Iannacci nelle mani del figlio Paolo. Sempre originale sopra le righe nelle sue interpretazioni, ha sperimentato generi diversi fin dai suoi esordi, ha emozionato raccontando la sua Milano, ha fatto sorridere con la sua ironia, ha incantato con la sua poesia. Cabarettista, cantautore, attore di cinema e di teatro, nonché esperto di cuore nell'arte e nella scienza. Un artista poliedrico ed eclettico, comico e romantico, con le sue canzoni ha accompagnato 50 anni di storia del nostro paese, scrivendo alcune delle pagine più belle della musica italiana. E qui, quindi, diciamo, come presidente del Nuove Imaie, ho veramente l'onore e il piacere di consegnare il premio al figlio Paolo, che adesso è qui con noi. E do la parola a Paolo, che forse ci vorrà dire un paio di cose. Ma io sono felice. Con la vostra attenzione e con la vostra presenza, stasera mi sento veramente pieno di gioia, pieno di felicità, e vi ringrazio di ascoltarmi e ringrazio di questo bellissimo premio anche a nome di mia madre, che è a casa, che non è potuta venire anche lei ad assistere a questa premiazione. Io vi ringrazio e spero di rivedervi prestissimo. E veniamo al premio invece al giovane artista. Premio Enzio Iannacci Sanremo 2017 ad Antonio Prestieri, in arte Maldestro, per il brano Canzone per Federica, per l'intensità e la sensibilità dell'interpretazione che trasmette la forza e la bellezza della vita. Capace di emozionare e commuovere, Maldestro racconta una storia con un susseguirsi di variazioni ritmiche e un crescendo di sensazioni sempre nuove, dove il tempo predilige il futuro a qualunque passato. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. E questa è una frase di questo cantautore. Paolo e Dodi, allora, consegnate il premio a Maldestro. Premio, eccolo qua, bravo, si mette qua. Di Scampia, questo.
che ci piace. È un premio dedicato ai giovani, e in quanto dedicato ai giovani era, va da sé che sia un premio dedicato a una canzone che avesse una novità. Abbiamo trovato in questo brano e in questo personaggio, anche nella maniera di porgersi, una bella umanità moderna che rappresenta i tempi che stanno cambiando, per cui credo che il senso e il valore di questa premiazione sia in questi termini, proprio premiare il nuovo, nonostante non sia dirompentemente, no, diverso da quello che sono i canoni. D'altronde siamo a Sanremo. Maldestro è arrivato dopo una selezione che sia a Dodi Battaglia che a me ci è sembrato il più vicino al, diciamo, al, all'idea che si era poi creata intorno a questo premio, cioè alla genialità, al cantautorato, alla ricerca musicale oltre che teatrale e poetica. E quindi, insomma, ci siamo orientati verso di lui. È una responsabilità grande riuscire a portare il peso addosso dei grandi cantautori. Io ho preso questo incarico, spero di poterlo fare veramente con amore, con lavoro, cercando di costruire qualcosa di buono. Il mio obiettivo è proprio quello, riuscire a fare il teatro canzone e seguire un po' la strada di grandi come Iannacci e Giorgio Gaber.